José. Capuano Antonio. Presente. Catao Claudio. Assente. De Loggi Straffele. Presente. Di Vizio Nicola. Presente. Di Annacio Crescenzio. Presente. Laudanna Antonello. Presente. Panunzio Umberto. Presente. Ruggero Giuseppe. Assente. Allora, con 9 consiglieri presenti, 2 assenti, la seduta è valida. Ringrazio tutti, la stanza, i consiglieri presenti per questo ordine del giorno che al primo punto vede la lettura ed approvazione del quale seduta precedente 6 marzo 2023 dal numero 5 al numero 7 e del 9-3 2023 al numero 8. Se il segretario generale ne dà lettura. Parliamo di una sentenza del Tribunale di Benevento sfavorevole all'ente e favorevole al signor Lamotta e Giovanni. Questa sentenza aveva riconosciuto un rapporto con l'ente. Diciamo sempre l'anno di riferimento. Sì, sì. Un attimo, Giovanni Lamotta, Giovanni 2018. È partita quella in esecuzione, quella precedente 2014. Perché sono due giudizi, è un giudizio relativo al riconoscimento delle mansioni, ai tempi questo dipendente era diciamo in affiancamento all'assessore Nista, gli è stato riconosciuto con una sentenza che non è quella di oggi il livello di categoria C. Successivamente io non pagavo le parti né illegali perché la sentenza era una sentenza che imponeva lo scomputo di una serie di somme dal diritto del lavoratore, cioè
poiché lui aveva avuto, in costanza di quel rapporto riconosciuto dal tribunale, rapporti con altre società pubbliche e private, il giudice nel riconoscimento della sentenza rilevava che si dovessero scomputare quanto percepito con queste altre ditte o società pubbliche o private. Gli avvocati mi chiedevano questo pagamento, io mi sono sempre opposto. Hanno messo, perché non mi hanno peraltro mai dato la documentazione che io potessi scalare dall'importo riconosciuto in sentenza. L'avvocato della Motta ha messo in esecuzione questa sentenza, alla quale io mi sono opposto, perché ho detto al giudice, guardate, noi ci troviamo di fronte a una sentenza parziale, perché la parte deve riconoscere uno scomputo, che sarà eccessivo, modesto, non lo sappiamo, di una serie di rapporti lavorativi. Il giudice ha accolto la mia istanza e con un'ordinanza ha imposto alla parte di provare documentalmente le ragioni di questi rapporti lavorativi al fine di scomputarli dalla sentenza. Però tuttavia ha detto, però nelle more pagate quello che è pacifico, che sono i 22.903 per l'indennità risarcitoria. Dice, accolgono le nostre ragioni, dice, per avere il resto della sentenza, della prima sentenza, è necessario che venga documentato il percepito dagli altri rapporti di lavoro. Però nelle more, poiché è pacifico il risarcimento del danno, che non è in discussione, per 22.903 per indennità risarcitoria o con le spese di legge, ci ha imposto con questa ordinanza intermedia e parziale di pagare questa somma. E noi oggi veniamo qua per, mantenendo le ragioni della nostra opposizione all'esecuzione, e quindi ci sarà un seguito che valuterà il giudice a seguito della documentazione che la parte proporrà, e quindi veniamo per il pagamento di questa somma, che è solo il risarcimento, l'indennità risarcitoria. Bene, ci sta l'ordinanza? Sì, c'è il parere. Parere. Come criterio che abbiamo stabilito, sì, venire con l'inizio di questa legislatura. Sì, sì, sì. Vabbè. C'è il parere, tutto per i revisori. Benissimo. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. I favorevoli? Sette favorevole, sette a favore, due astenti. Per l'immediata esecutività la stessa votazione, si conferma. Al punto 3, l'ordine del giorno, riconoscimento detto fuori bilancio, in sede dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, sentenza giudice del lavoro tribunale di Benevento 285/22 ABC provincia di Benevento, che porta dal registro generale numero 2964/2021. Avvocato Massica. Sì. Parliamo qui della sentenza, sì, della storia. Sì, ci ritroviamo di fronte a una sentenza che riconosce dei diritti da rapporto di lavoro con l'ente. La domanda era di 132.606 euro all'ordo, comprensivi di oneri, quindi l'IRPEF, quindi è un totale complessivo. A seguito della nostra opposizione, il giudice ha riconosciuto, ha ridotto la richiesta della domanda di 47.883,71 ed ha compensato parzialmente le spese, quindi riconoscendo la fondatezza di una nostra opposizione. Quindi noi oggi siamo venuti in aula per chiedere l'approvazione di questa somma in favore del ricorrente.
te, avvocato non c'è parere. C'è parere, c'è revisore. C'è parere del revisore, la sentenza legale. La sentenza, c'è questo. Benissimo. I favorevoli? Sette. Voi siete astenuti due. Stessa votazione per la immediata esecuzione. Stessa votazione. Grazie. Allora, punto 4, assegna bilancio dell'esercizio 2022, approvazione, la parola a tutto, Boccalone. Sì, di essere sintetico, in effetti tratta di azienda speciale, quindi si conosce bene. Quindi un passaggio complicato, dopo che la stessa sostanzialmente azienda ha licenziato il bilancio in ambito civilistico e iniziato il suo passaggio per verificare le verità. In estremissima sintesi, c'è il parere ovviamente positivo che scusa del sindaco dell'azienda e il bilancio chiude con un utile di esercizio di 1.803 euro che si propone destinare a riserva di utili. Il risultato è appunto la contrapposizione di un valore della posizione per 1.166.781 euro rispetto ad un costo totale della posizione di 1.152.843. Questo percorso del 2022 chiaramente è frutto anche di un consiglio provinciale di dicembre 2021 che estese l'operatività della SEA per il successivo triennio, appunto 2022-2025. Quindi, per effetto di questo operato c'è stata poi questa riprogrammazione dell'ente che si è estesa per tutto l'anno 2022, peraltro per altro e altri successivi due anni la sua operatività e le attività di scuola. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Votazione 7. 7? 2 astenuti. Astenuti? Stessa votazione per l'immediata. Stessa votazione, 7 e 2. Al punto 5 dell'ordine del giorno, rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, adesione ex articolo 1, comma 55 della legge 56 2014. Come sapete, in questa seduta noi adottiamo il bilancio di rendiconto, il GUP e anche il bilancio di previsione e dopo il 29 precede l'assemblea dei sindaci e l'approvazione. Prego, dottor Boccalone. Sì. Rendiconto anno 2022 chiude con un avanzo di amministrazione. Però bisogna, secondo me, estremamente sintetica, non si può non sottolineare che il risultato operativo è frutto di un'attività preparatoria che ha in fondo le radici nella revisione dei residui attivi e passivi. Le revisioni attivi e passivi resasi necessarie dopo un po' di tempo di attività della stessa struttura bilancistica, che ha visto coinvolta anche una società di revisione in modo da riqualificare e dare attualità all'interno impianto contabile per quanto riguarda la parte di territorio e debitorio, non soltanto diciamo, il conto economico, ma anche per quanto riguarda i fondi di investimento, cioè la parte strutturale, la parte capitale patrimoniale. Il risultato operativo è confortato dal parere positivo dei conti e evidenzia un risultato di equilibrio complessivo di bilancio di 3.165.000 euro. Ci risparmiamo la parte finale del ma questo va aggiunto certificamente i 739.000 euro che è il risultato di mera competenza della gestione dell'anno 2022, che nettato dei fondi previsti per l'accantonamento a copertura degli investimenti evidenzia un dato finale complessivo di 3.135.000 euro.
Il risultato complessivo è chiude con l'avanzo al netto del fondo pluriennale vincolato di 52 milioni di euro, di 42 milioni di euro 113 mila, che a sua volta nettato dei fondi obbligatori di accantonamento sia per legge o per stessa previsione normativa, quale per esempio il fondo di esigibilità e altri accantonamento per legge, si evidenzia un dato complessivo utilizzato da investimenti per circa 7 milioni di euro. Questo risultato è ulteriormente diciamo suggellato dal dato positivo che gli indici, quindi i parametri attraverso i quali viene valutata se un ente è strutturalmente deficitario sono, tra virgolette, appena 2 su 8, quindi negativi, cioè avendo presente che per diciamo, barcare la soglia della deficitarietà occorre che ne siano 5 su 8, in questo caso siamo appena 2 su 8, ed entrambi sono legati alla velocità di riscossione dei crediti da parte dell'ente. Evidentemente questi due indici soffrono anche del fatto che sono stati eliminati con circa 15 milioni di residui passivi a conto economico, e quindi questo diciamo così ha portato al risultato del non rispetto di quella soglia minima di riscossione, perché chiaramente c'è stata questa incidenza, questa operazione straordinaria sul versante dei residui. L'altro elemento caratterizzante l'operazione è la sistemazione dell'intero comparto della finanza pubblica, sia pure attraverso operazioni di versare mandato, ma sono stati sistemati e messi in linea tutti i rapporti con la finanza pubblica che è nata, nasce per effetto del 56, dalla 56 che ha risistemato e rivisto tutti i processi contabili legati alle province. Quindi, conclusivamente argomentando, come si suol dire, il risultato è positivo, la verifica fatta pre conto consultivo e post conto consultivo è suggellata dal parere ripeto positivo dei revisori che con un'attività di ricognizione che ha un risultato frutto di un'applicazione concreta e stretta dei principi contabili, in particolare quello della prudenza e della trasparenza. Grazie. Ci sono interventi? Sono giusto per consigliere. Allora, mi rendi conto logicamente è più alto una fotografia di quello che è stato l'anno 2020. Per avere una corretta visione di quello che è stato, dei risultati raggiunti, degli obiettivi perseguiti, c'è sempre bisogno, io ritengo, di osservare il bilancio per capitoli. Purtroppo immagino che così come funziona nel Consiglio Comunale, non è competenza del Consiglio Provinciale osservare i capitoli, perché sono competenza dell'organo proprio esecutivo. Io ad Apice do anche i capitoli in modo che tutti possano farsi un'idea dell'attività svolta e lì dove si è stati manchevoli e lì dove invece si è stati più efficienti. Non posso negare che comunque nel corso del 2022 tante sono state le attività che sono state messe in campo, però più che altro mi premeva fare un intervento per quanto riguarda ciò che noi pensiamo di fare con quello che è l'avanzo, soprattutto per quanto riguarda la parte disponibile. Il dottore Boccarone, giustamente, da responsabile del settore finanziario, ci dirà che l'avanzo è un risultato finanziario, non abbiamo creato 7 milioni di euro che abbiamo cacciato dal cilindro. In realtà bisogna sempre tenere conto anche di altri parametri, però se da quello che ci è dato osservare la cassa sostanzialmente, nonostante i problemi di riscossione che ci sono, è comunque una cassa solida, l'avanzo di amministrazione è abbastanza corposo perché parliamo di 7 milioni di euro, io mi sento di chiedere al Presidente di investire queste risorse soprattutto nella viabilità di collegamento al capoluogo, soprattutto nelle aree più marginali, perché ci sono alcuni problemi strutturali e quindi è, secondo me è il caso di cominciare a pensare a alcuni interventi per garantire ai
ai cittadini che vivono più ai confini della provincia di recarsi in maniera più agevole all'interno del capoluogo. Ci sono altri interventi? Posso riservarmi l'intervento finale al DUP e al bilancio di previsione? Bene. Allora chiedo la votazione per il punto 5, rendiconto dell'esercizio finanziario. I favorevoli? Unanimità. Quindi deve effettività, unanimità. Allora, al punto 6, delibera presidenziale 146 del 30 maggio 23, approvazione documento unico di programmazione tutto, periodo 23-25, contenente piano triennale opere pubbliche, piano biennale forniture di beni e servizi, piano allineazione e valorizzazione immobiliare, piano triennale del fabbisogno del personale. Già che legato al punto 7 pregherei il dottor Boccalone di illustrare anche dopo la delibera presidenziale 151 che l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 22-25 con i suoi allegati contenente la variazione di bilancio di previsione 22-24 e l'esercizio per provvisione ex articolo 175, variazione al programma triennale 22-24 finanziamenti PNRR. Sì, quindi faremo una discussione unica, una presentazione unica. Sì. Il DUP, come anticipava il Presidente, è l'atto, diciamo così, economico alla definizione del bilancio. Questo DUP, cioè il documento di programmazione, sostanzialmente è stato articolato su una pressione fiscale pressoché che ha confermato il livello di incidenza esattamente la stessa dell'anno 2022. Quindi, sarebbe che vedete, le previsioni di entrata sono sostanzialmente, i saldi sono pressoché identici, salvo le incidenze particolari che possono, che negli anni passati, gli effetti ancora che hanno avuto l'incidenza Covid, con una previsione a titolo prima di entrate che è attestata, assestata la competenza 2022 di 19.895.000 e mentre nel 2023 siamo a 18.400 e quindi meno male se non siamo a quel livello di pressione che ha diciamo, in prima battuta indotto all'impostazione che ha che rappresenta il primo riferimento per la costruzione del rapporto nella parte economica della proposta bilancistica, nel rapporto che tende all'equilibrio tra il titolo di primo, secondo e terzo delle entrate e il primo dell'uscita, la parte prettamente economica, salvo poi quella degli investimenti che vive di un suo equilibrio, un suo equilibrio che è il titolo quarto delle entrate e il secondo dell'uscita, che rappresenta il riferimento del piano, soprattutto del piano triennale delle opere pubbliche, che è l'elemento diciamo che più caratterizzante dell'intera impostazione bilancistica, che espone, anche se passiamo adesso all'allegato, ma è una corretta dell'intera strumentazione urbanistica, ma è quello chiaramente che ha merito maggiore riflessione di riferimento. Nel primo anno c'è cioè, previsto distribuire le annualità, il primo anno diciamo, sono previsti circa 88 milioni di lavori e soltanto 150.000 sono stanziamenti di bilancio dell'ente. Quindi per il resto è tutta finanza derivata e per